non è che è stato che io non volessi valorizzare il PD, il problema è stato in quella fase che le divisioni interne del PD hanno impedito questo. Io naturalmente spero che tutto questo possa essere superato e sono anche fiducioso, adesso che c'è un segretario, che c'è il congresso, che tutto questo, diciamo, si superi. Ma io, cioè, ma questa festa è proprio, non solo da un punto di vista simbolico, ma da un punto di vista concreto, lo sforzo di gli annodare Sell non è concorrenziale, per un motivo semplice, perché Sell non pensa che il centro-sinistra in Italia, nei prossimi anni, per svolgere una funzione di governo, si debba tutto riaggregare. La vera critica che fanno a Vendola è di non essere un capo partito che punta allo 0,2, cioè che non va come Di Pietro, ecco, per capirci, che pur di farsi un po' di propaganda elettorale, spacca, polemizza, eccetera, ma che pensa a un disegno più vasto. Quelle associazioni culturali che noi avevamo già falcidiato, perché abbiamo fatto una politica, la scelta di non toccare un euro sulle politiche sociali, ma tutto il resto, dopodiché, cerchiamo di fare sempre le nozze con i fichi secchi. Persino il comune di Regna è stato multato 700.000 euro, la provincia di Vibo 1 milione, quindi sto dicendo, giunte di vario schieramento, il comune di Lamezia non è stato multato. Questa cosa, se ci fosse stata la multa, poi sempre dei suoi cittadini si sarebbe preso. Quindi noi stiamo cercando di fare un'amministrazione che dia un vantaggio ai cittadini di Lamezia. Che ne ha passate, che ne ha vista, chi te lo chiede, Giovanni? Vediamo, allora, no, allora in... se volete risposte sincere, io le do sincerissime, cioè, e poi ritengo che se uno dice, se me lo chiede, allora in qualche modo è come se già si proponesse, no, non va bene. Okay. Però al di là delle ambizioni personali... Allora se la risposta è sì o no, no. No. Dopo averci riflettuto ti dico no. E dei legittimi tatticismi. Spiegami però allora in tre parole, così riusciamo pure a fare delle domande ancora un po' più nel merito dell'amministrazione, poi magari, perché non è che li possiamo tenere fino a mezzanotte, insomma. Allora, con quale alleanza e con che tipo di programma secondo te sarà possibile prendersi la regione? Mi spiego meglio. Il quadro delle alleanze a livello nazionale che si va profilando sarà determinante anche per decidere con quali alleati si va, diciamo, si potrebbe andare a riprendersi la regione, e quindi secondo te è possibile recuperare il PC in Calabria in questa situazione che c'è? Allora, non dimentichiamo che il PC governa con Scopelliti e insomma. Nessuno può pretendere di imporre se stesso agli altri, ci deve essere una discussione libera, senza pregiudiziali, senza appartenenze, per vedere che cos'è, quali sono le cose migliori per la Calabria. Quindi in qualche modo la mia risposta alla prima tua domanda è anche la risposta alla seconda, e sarà semplicissima. Io ritengo che il centro-sinistra, quando vince, deve vincere, non deve sempre perdere. Cioè, quando perde, perde. Quando vince, perde, perché nell'alleanza ci sono gli stessi che c'erano prima e quindi perde sempre. Questo non va bene. Quindi io credo che bisogna avere il massimo di apertura e di logiche di non appartenenza. Ma non ci possono essere... Scusa, le cose non possono essere, la gente deve capire. C'è bisogno di un'alternativa radicale a Scopelliti e a quello che hanno fatto in questi anni? Io ritengo di sì. E allora non ci possono essere quelli che hanno governato o che pensano che Scopelliti abbia tutto sommato governato bene. E se no non esiste proprio. Poi dire tutto il resto, ma questo non esiste. Basta una delle che pure... fare la lotta all'abusivismo edilizio vuol dire, insomma, restituire anche un po' di decoro, no? Alla nostra città. Cito un articolo che è uscito qualche giorno fa sul Corriere della Sera di Galli della Loggia, che diceva che la Calabria è stata
devastata e saccheggiata, no? E questo purtroppo la Lamezia non fa eccezione. Allora, su questi argomenti, o anche la raccolta dei rifiuti, no? La raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti, che ancora il ciclo integrale che si doveva chiudere non si è ancora chiuso e comunque è in grossa difficoltà. Su questi temi proprio di gestione, ritieni di aver fatto abbastanza oppure si può fare ancora qualcosa? Quando siamo preoccupati? Però innanzitutto bisogna dire che la Motta dei Servizi di Lamezia rispetto alle altre società di servizi della Calabria ha retto in maniera di gran luce, senza paragoni. Cioè, siamo al punto che gli operai e i lavoratori della Motta dei Servizi non hanno avuto la 14ª, cioè, ma hanno avuto gli stipendi e la 13ª. Qui siamo alle aziende pubbliche che non pagano da mesi